Pronto? Pronto? Sì, ah, ciao Lorenzo. Ciao caro. Sì, sono in fiera in Olanda qua. Sono dai clienti, sì. La fiera dei panocce, te sai che mi vago sempre appena lavoro, caro. Appena lavoro e sono qua un paio di clienti. Sì, no, non ti disturbi affatto. Sono fiera di fretta. Aspetta un attimo. Olga, one moment, per piace. Un momento, faccio. Ferma doppia. No, 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 ecco un cliente. Sì, qua si parla di tutte le lingue. Qua tutte le lingue, Lorenzo. Sì, te porterò anche a me, ma non so se posso portarti qua il cliente. Sì. Sagre, poi Sagre, poi tutto il resto, un attimo che fornimo, ti dici grazie dei fiori che sei qua, Lorenzo, ti dici grazie dei fiori. Non so, torno settimana prossima, penso, vado a finire un lavoro qua, e dopo, ma bisogna te assa perché ho un cliente sotto, bisogna che te assa, aspetta un attimo, sta tirando, aspetta un attimo, già un momento, please, fa un momento, please, va, fermo un'altra. 3, 4, 5, 6, non si. Ecco, te asso che guarda, ho proprio un cliente sotto che ho bisogno di fare la vendita. Diciamo mi, sai, tutto bene in Italia là? Sì, è qua, sì, qua non ho neanche tempo di divertirmi. Ciao Lorenzo, diciamo, ti faccio sapere. Ciao, ciao caro, ciao. Aspetta, mia, che fretta che è tu. Questi sarie lavori, avoria che mi lavorare come che lavora questo qua. Ho fatto 20 anni che lavoro a Ah Milano. sì? Amsterdam, Budapest, tutti i paesetti così dell'est. Ah, bene, Sì, bene. ciao. Ecco, beh, intanto vi presento il nostro ospite, finalmente un volto nuovo anche in questa occasione. Qua abbiamo il dottor Luca Bustichella, detto per gli amici Gianni. Ma perché sta roba? Gianni, perché ogni tanto combino dei guai. Il primo guaio che ho combinato col colpa del mio ingegnere, gli ha chiesto guaio perché ha fatto Gianni e ora mi trattano come Gianni. Ah, Una e ora da là cosa è nato tutto. Ah, Gianni, buon, sì. dai, bene, bene, dai, ho capito. Era perché lui collabora con l'ingegner Volpin, il nostro amico, che Sì. dopo chi ne parleremo anche di lui. Bene, comunque, Amsterdam, mica andare a lavorare là. Mi consiglio anche a Budapest. Sì, ma meglio Amsterdam, perché che sei in fiori, che sei i tulipani là, sei tipico, no? Giusto, insomma, che siamo in Sì. tema, che se qua saremo, Saremo abbiamo che parliamo, no, dei qua, fiori, ma mi giusto? sa che aprile saremo, vabbè. Perché? Cosa è successo? Perché ho combinato il guaio che ha visto, mi raccontava l'ingegnere Volpini, quello del trattore, che tutte le tamme cascava a terra. Sì, ragazzi, dai, dopo vedevo, sì. E vuoi mandarmi a Sanremo A fa cosa? con un trattore delle tamme? Ma no, ma Ma non mi si voglio può. un bel camion, bello, ma non più come Barbabito che manda, che sborda fuori. Io voglio giusto, perché sennò in autostrada, facendo le curve, mi smetto tutta Sì, l'autostrada, sono sicuro. va bene, ma adesso mi spieghiamo perché abbiamo sempre da parlare di questa roba qua. Mico parlare dei fiori e devo finire a parlare di che roba, vuoi neanche nominarla perché sei volgare. Ma non te sai che l'età mi serve per fare bei fiori? Sì, Tutti i quello lo fiori so. sono rivela, che ha bisogno di essere bei. Ma saremo al festival, mi vado là, che scarico mezzo camion Ecco, davanti boh, sì. saremo, faccio fumare la bubetta, scampo e l'altro mezzo che porto a me cognac che ha Va bisogno. bene, ora va, lasciamo stare tutto quanto sul discorso qua, perché adesso andiamo a vedere, a proposito di merda, cosa che è successo là con quel baucotto dell'ingegner Volpi. Oggi vediamo la regia qua che ci fa vedere. Pronto? Santineo? Sono mio ingegnere Volpi, sì. Anche voglio che affannomi qua. Mandami sempre nei posti peggiori, certo? Ma io dico mi dopo Luca. Siamo misaia. Ah niente. Bustichea qua, che ha fatto il guaio. Era baltato un trattore delle tame per tutta via principale del paese qua, a Pojana. Un casino. Beh, certo. Disastri, disastri. Il prete, tra l'altro, doveva passare qua a fare la processione con i paesani, che dovevo fare il giro largo per il centro, che tra l'altro si passava anche nel quartiere con la luce rossa. E ha detto ragazzi, le mascherine tirevano fetti più su, mettivi i tappi perché da qua a Fia Cesa c'è così. Casino, casino, non so neanche quanti quintali di roba. Le tame, Santineo, merda, merda Santineo.
Se non te capissi cosa sia l'etame, ti dirò così. Merda se, dappertutto. So pieno di merda che mi. Sì, so pieno di merda che mi, dappertutto. Go, le scarpe che si infangai. E la giacca che sa da merda. Adesso metterò fuori acqua piovana. Che manco con l'acqua squacquerona che sappia da quello piuttosto che da sta acidità. Sta attento a ordinanza qua nuova. Mascherine per i prossimi 5 anni su sto paese qua. Blocca, zona rossa. Adesso me farò portare a casa mi. E sai che dopo mi discretio qualche nave con sincatia che butto il fiatino dell'etame caldo che scioglie e libero tutto. Sì, sono diventato famoso per che roba là, continuo con quella scuola. Vabbè, dai, ti posso sapere. Aspetta un attimo, Santinella, signora, dove sei che va? Dove sei che va? No, non si passa di qua, signora. No, non si passa di qua, se sarà, non vedi i cartelli che sei strada, sarà. Che ti sembrano altri quando... E il can? Dove sei che porta quel can là? Anche non porta a cagare qua, perché sennò non c'è più finita, eh. Ecco, io porto a fare i bisogni in un'altra parte. Ah, ma che ti sembrano altri quando... vaga. No, ma ti porta anche... Beh, se manca solo che porta i cani a cagare qua, e ora... Con la paia a cavo e quei cani riempio. Boh, ciao Santineo. Ciao, ciao caro, ciao. Ciao, mi subito qua. Zaya, che dico, ordinanza nuova. Zaya! Luca, mi pare di averla mangiata, ti dico solo questa. E dopo ti spiego cosa, dove sei che te mi mandi sempre nei posti caldi a me, eh? Cancaro, te posso dire te vieti qua. Ti ha detto ordinanza 5 anni, poiana. Mascherine 5 anni, zona rossa, non si respira neanche. Mi interessa, Covid, no Covid. Blackout, stoppete, metti che ho un cartello qua. Dite, te posso sapere dopo come va a finire, va. L'infanzia di Lucrezia. Ghemos ha visto che Alessandro VI già era un papa de larghe vedute, che col vedeva una bella tosa e gli triva come un cavallo, e il pestugnava per terra e il ciappava la rincorsa e che correva a drio. Da vecchio però il doparava a bicicletta. Dei suoi sacrileghi amori, senati Lucrezia e Cesare Borgia, e in ascaretà de altri fioli. Ma per Lucrezia e Cesare, Luga aveva una predilezione. Lucrezia, poi, la gera la soccocola e la contentava in tutto. Fin da piccola, però, sta donna la aveva il cosiddetto complesso dell'arsenico. La ga cumissia cula velenare le moreglie e poi, passando il tempo, la se passa le pantegane. Ma guarda che brava, diceva Alessandro VI, la medestriga il palazzo da ste bestie incomode. La diventerà proprio una brava donna de casa, benedetta da Dio. Intanto Lucrezia, col passare del tempo, la se diventa un tocco de donna fenomenale. La gaveva un paro de succhette e un fondo de schina assolutamente pregevoli, come che diria un studiato. Sì. E dato che la gera anche una soetona e che piaceva far l'amore, alla sera la se despogliava davanti alla finestra che dava sulla caserma delle guardie svissere. Ah, ciò. E dopo la buttava a zona scaletta de corda e là le faceva entrare nell'appartamento per fare un poca de innocente baracca. Una sera, rive improvvisamente, il re del Portogallo. E allora il capitano, che gli aveva una gamba de legno e non poteva rampegarsi per la scaletta, e il siga, fuori la guardia! Te puoi immaginarti cosa che è successo. Le guardie se butta zo dalla finestra impressa, le corre a torre le alabarde e le se mette in fila facendo il possibile per fare un presentatarma decente. Calchedun aveva l'alabarda roversa. L'ultimo che si arrivà è il gera talmente confuso e incrocaio che gli ha fatto il presentatarma col regipetto di Lucrezia. Il re del Portogallo gavardà e poi si è fatto ricevere subito da Alessandro VI. Eminenza, è gadito, siamo ridotti piuttosto malotto per via delle finanze qua in Vaticano, vero? Se volì un prestito, ve lo dago, ma il manco vestì da cristiani le guardie d'onore svissere e Austria. Alessandro VI si cascà dalle nuvole. Le guardie svissere, è gadito.
ma se spendo solo per loro 1000 fiorini al mese? E come ci spieghelo, eminenza, continua il re, che comi so passà, leggera tutte in mudande e che anzi un paro gera senza? Così il Papa ha fatto una inchiesta e è venuto a scoprire la verità. E poi seria. Allora el chiama Lucrezia. Figliola, è il gadito, non te hai ancora perso il vizio di mettere l'arsenico nella minestra alla gente perché ogni tanto a palazzo mi ingambero in qualche defunto o la donna delle pulizie la lo trova sconto sotto a qualche letto o in canton. Adesso poi te butti il discredito sul me stato da parte di tutto il mondo perché dopo le 9 le mie guardie svissere fai onore agli ospiti in mudande. Baramengo Lucrezia, va fuori dai piedi che ormai sono stufo, sposate o mona qualsiasi e va a rompere i pistoni a lui. Lucrezia, che la gera di animo sensibile, la si era messo a piangere tacà a una coltrina e suo pare già drio commuoversi. Ma un dato momento, il volta l'occio, e il vede spuntare due scarpe numero 45 da sotto il sofà. E le tira e viene fuori il marchese Giacomo de Villanova i Mendoza, estremamente cadavero. Maledetta, il gassigà allora. Anche a questo te me l'hai fatto fora, e già era l'unico che riuscivo a vincere a briscola. Ritirate nelle tostanze, donna nefanda, che intanto te troverò fora che il disgraziato che te sposerà. Povero campo.